Siamo alla prima serata di Donna Incanto, madrina di questa settima edizione. Ti chiedo subito qual è il messaggio che vuoi lasciare sul palco, così che le prossime colleghe possano raccoglierlo e portarlo avanti. Beh, sicuramente il fatto che siano delle donne, e ce ne siano tante ancora che devono arrivare, quello che posso dire è tirar fuori la nostra personalità, la nostra femminilità, ma anche la nostra eleganza, la nostra intelligenza, una serie di cose che probabilmente ci invidiano i nostri ometti. Ho apprezzato anche molto il fatto che hai scelto di aprire questa manifestazione insieme ad un uomo. Beh, non potrei fare a meno, prima di tutto, di Dado Moroni. In questo contesto sarebbe inutile fare un concerto da sola, ci canterei sopra, non riuscirei mai. E poi devo dire che con lui abbiamo un progetto in atto ed è una cosa bella. Facciamo anche dire due parole, se sì. Secondo me, essendo lui in grado di conoscere bene quello che sto dicendo, che dica quello che pensa delle donne, di quello che... Beh no, sicuramente io sono un grande, grande ammiratore delle donne e penso che veramente, non lo dico perché in questa rassegna, però chi conosce lo sa, sì. Le donne sono delle eroine incredibili che hanno veramente avanti il genere umano. Senza di loro non ci sarebbe niente. Credo che le donne abbiano veramente anche la possibilità di cambiare il futuro in meglio, perché noi non ce la stiamo facendo, per cui credo che una donna che è madre possa capire anche veramente qual è il valore della vita e qual è l'importanza di certe cose. Quindi, anche perché l'abbiamo fatto per tanti secoli e seculorum, lottando, schierandoci contro qualsiasi cosa per riuscire ad ottenere un briciolo di credibilità. Noi donne abbiamo avuto sempre delle grandi difficoltà ad ottenere quello che stiamo riuscendo ad ottenere negli ultimi anni. Quindi ben vengano tutte le cose che parlano di donne, tutte le cose che rappresentano le donne. Beh, io credo che alla fine, penso che anche Dado la pensi come me, questo effettivamente non accada davvero nella musica. Lui dice sempre qualcosa di interessante, secondo me, che la musica, quello che dici, quello che racconti quando parli del jazz, comunque si raccontava tanto durante gli anni 30, era molto sì, la musica, cioè il jazz è musica pop, alla fine. Poi veniva ascoltata in radio, era... Sì, era normale, cioè Frank Sinatra era un cantante di jazz, però è un musicista pop. Capito, invece adesso si è un po' etichettata questa cosa, con gli anni secondo me si è persa un po' questa voglia di rappresentare la musica in toto, senza limiti. Ma in Italia, credo, anche più che, ad esempio in America adesso... In America non esiste questo. Hanno cominciato a capire, tant'è vero che adesso è andato a arrivare in Europa, credo Lady Gaga con Tony Bennett. È bello. Perché tu vai in un club in America, vedi, vai a sentire i jazzisti e se vedi anche un musicista dell'area pop, l'area fusion, eccetera, eccetera, vai a sentire i musicisti, magari un concerto pop, e vedi tutti i jazzisti che vanno a sentire. Sì. Perché l'ambiente è lo stesso, c'è rispetto per l'una e per l'altra cosa. Qui forse siamo un pochino più. È sbagliato. Bisogna che queste cose cambino, quindi... Ci mi diverto tanto. Pure io, noi ci stiamo... Avete fatto anche divertire tanto il pubblico, è stato molto bello. Ma sì, perché noi ci prendiamo in giro, diciamo che non è proprio... Noi sul palco raccontiamo quello che siamo anche noi quando siamo davvero a farci una pizza a casa sua, a casa mia e con i nostri figli. No, tu certo. Radio Punto, un bacio!